Bentornati, pace e bene. Oggi 9 luglio ricordiamo Santa Veronica Giuliani. Ascoltiamo. Veronica nacque a Mercatello, nelle Marche, nel 1660 e nel battesimo le fu imposto il nome di Orsola. Da sempre devota del Salvatore, entrò nel convento delle Cappuccine di Città di Castello, nonostante le pretese del padre che la voleva sposare a qualche nobile. A 17 anni fu ammessa alla professione dei voti religiosi e prese il nome di Veronica. Da vera religiosa non pensava ad altro che piacere a Gesù. A circa 33 anni subì l'incoronazione di spine, che lasciò apparire attorno al suo capo profonde ed acute trafitture. I dolori furono ancora aumentati dai medici, che dopo aver tentato invano di guarirla si dichiararono impotenti. Nel Venerdì Santo del 1697, mentre domandava a Dio il perdono dei suoi peccati, le apparve Gesù crocifisso e le impresse le sacre stimmate. Il vescovo, informato di tale prodigio, venne a visitare la suora e si accertò del miracolo. Anche i superiori vollero accertarsi dell'origine del fatto, e a tal fine posero alla prova la virtù della serva di Dio. Fu deposta dalla carica di maestra delle novizie e la chiusero in una cella dell'infermeria. Fu trattata da strega, derisa, maltrattata, privata della comunione, scomunicata. Cessata dopo anni la dura prova, le consorelle mutarono il loro disprezzo in alta stima. Nel 1716 veniva eletta abbadessa, e vi rimase fino alla sua morte, che avvenne il 9 luglio 1727, dopo 50 anni di vita claustrale. Santa Veronica è stata una grande donna e anche una grande mistica. Ascoltiamo questo passaggio dal suo diario. Mio Signore, io intendo di chiamarvi tante volte quante piante e foglie si ritrovano nel mondo tutto. Ed anco vorrei avere tanti cuori, tante lingue, quanti granelli di arena si trovano nel mare, come quanti granelli di terra si trovano in tutto il mondo. Ecco, queste immagini poetiche, tanti granelli di sabbia, tutte le foglie del mondo, sono una metafora bellissima proprio che Santa Veronica usa per esprimere il suo grande, grande amore per Dio. Allora pensiamo noi quante volte chiamiamo Dio, se corrisponde un poco al numero di foglie che ci sono nel mondo o sono forse un po' pochine. Allora lasciamoci questo proposito, chiamiamo di più il Signore nella nostra vita, preghiamolo di più, cerchiamo di averlo sempre più presente. E per questo ci affidiamo a Santa Veronica Giuliani. Prega per noi.